Benvenuti a tutti a questa video lezione dei corsisti dell'area criminologica dell'Università di San Benedetto. Il tempo a mia disposizione è breve, per cui tenterò di essere sintetico, di toccare gli argomenti importanti e sostanziali. L'argomento di oggi sul quale vorrei intrattenervi è il fenomeno della pedofilia. È noto che è un fenomeno antico quanto il mondo, un fenomeno pervasivo, ma è un fenomeno anche poco conosciuto tutto sommato. Perché? Perché c'è questa abilità da parte dei pedofili di riuscire a mascherarsi. Pensate che in Italia fino agli anni 70 non si era mai parlato di questa problematica, eppure esisteva un regio decreto che ho ritrovato del 1923, il quale sanziona proprio esplicitamente coloro adulti che usano i bambini o portano via dal proprio domicilio bambini ad uso di libidine, diceva il decreto. Pertanto, se è stato fatto un decreto, con ogni probabilità il problema già esisteva. E come è noto esisteva ed è esistito in tutte le epoche. Però vorrei sottolineare che non in tutte le epoche questo fenomeno è stato stigmatizzato. Certo che è un fenomeno che suscita e ha suscitato interessi, fantasie e curiosità morbose. Ora, andiamo per ordine. Perché dicevo che non è stato stigmatizzato in tutte le epoche? Perché l'aristocrazia greca, solo per dare un esempio, affidava i propri figli ai maestri e agli insegnanti. Epicuro, per esempio, che faceva scuola e lezione nel proprio giardino, a Socrate, a Platone, ad altri studiosi che noi conosciamo della Grecia antica. E il maestro aveva il compito di insegnare al bambino a far di conto, a saper leggere e scrivere, e lo educava alla vita affettiva. La vita affettiva significava non solo che cosa sono gli affetti, e questo credo sia una forma di educazione che dovremmo recuperare per le nostre scuole, ma lo educava anche alla vita sessuale. Perché? Perché la vita sessuale l'avrebbe accompagnato per tutta la vita e sarebbe stata una dimensione, ed è come lo è per tutti, una dimensione sostanziale, fondamentale anche per la vita psichica. Tant'è vero che veniva chiamata pederastia greca, scusate. Cioè significa che i maestri frequentavano e si accoppiavano e facevano sesso con i giovinetti che spesso erano loro allievi. Ma questo non suscitava scandalo, soprattutto perché, è bene sottolinearlo, non vi era crudeltà. Ora, se ci riflettiamo, i nostri bisnonni, i nostri nonni, prendevano mogli dai 13 ai 15 anni. Prendevano mogli bambine, si dirà era un'altra epoca, sì, ma era anche tollerato. Tenete conto che ancora oggi in Italia, in molte zone dell'Italia, molte bambine di 13-14 anni, italiane, non straniere, vengono date dai genitori in moglie. Pertanto dobbiamo sempre, quando si fanno delle diagnosi, quando si fanno degli studi e soprattutto analisi psicologiche, occorre sempre contestualizzare, temporalizzare, cioè dove avviene il fenomeno. Se non si fa questo, si rischia di essere avventati, corrivi e di dire banalità. Tant'è che io vorrei invitarvi a questa riflessione sulle parole. Sapete quanto sono importanti le parole? Tullio De Mauro ci dice che le parole sono la coscienza di una società. Pensate, no? A quante volte abbiamo detto, abbiamo sentito dire, ehi bimba, ehi piccola, rivolgendoci alla nostra amata o a una donna che stavamo corteggiando. Gli americani le chiamano baby. Vi ricordate la canzone del Fred, del famoso Fred, eri piccola, è un appellativo molto frequente. Quindi la sessualità maschile adulta per la nostra cultura tende a riconoscere o a vedere nella fanciulla un adolescente, una bambina. Vi ricordate una volta l'abbigliamento molto diffuso, il baby doll, che le donne, le mogli mettevano per attirare l'attenzione dei loro mariti o dei loro amanti. Il baby doll che cos'è? Bambola bambina, baby doll. Cioè le donne si vestivano, come posso dire, bambinescamente, perché sapevano che questo attirava l'attenzione del maschio adulto. Pensiamo al trucco.
No, l'ho detto tante volte in molte mie lezioni. Il rossetto è il fard che le donne mettono. Lo mettono loro, ma non lo mettono i maschi. Invece in altre epoche, a molti maschi, in altre società, i maschi usano truccarsi, come nell'antico Egitto, per esempio, no? Perché il rossetto e le labbra rosse sono caratteristiche e peculiarità proprio delle bambine, delle adolescenti. Ho letto di recente un'altra cosa interessante, che nell'Inghilterra del 7-800, proprio in piena industrializzazione, molte mamme povere, indigenti, facevano prostituire le loro figlie. Queste, per attirare i clienti, usavano un accorgimento che pare aveva successo. Alzavano la veste per far vedere che ancora non erano entrate nella pubertà, pertanto non avevano la peluria nel pube. Questo pare che aveva molto successo, perché i maschi erano molto attratti da questa fase dell'adolescenza. Rapidamente voglio ricordarvi come i piedi piccoli, per esempio, sono stati sempre nell'attenzione della sessualità maschile. Fra tutte Cenerentola, no? La scarpina che poteva essere indossata solo da una che aveva un piede così piccolo. E pertanto in tutto il contado ci doveva essere, secondo il principe, una sola bambina che avesse un piede così piccolo. Sapete quanto le favole sono simbolicamente veritiere? Per ricordarvi, Grimilde era invidiosa della bellezza di Biancaneve, tanto che tentò di farla uccidere da un suo servo. Ecco perché le favole sono formative e simbolicamente così veritiere e così profondamente giuste. Dicevo, Cenerentola doveva avere questo piede piccolo, ma nella favola dei fratelli Grimm, perché sapete, le favole di Cenerentola ci sono molte versioni, nella versione dei fratelli Grimm la sorella, o Anastasia o Genoveffa, una delle due, così si chiamavano le sorelle di Cenerentola, si fece tagliare un piede pur di riuscire ad indossare la scarpina. Dice la favola che il principe, resosi conto che questa per strada la mise sul cavallo, per strada la fanciulla sanguinava, la riportò indietro dicendo di essere stato ingannato. E quindi riuscì a mettere la scarpina a Cenerentola e vissero felici e contenti. Quindi sapete quanto è importante la favola, come ho già detto, ma uscendo da favole potremmo ricordare come i cinesi, fino a qualche anno fa, a molti anni fa, perché poi è stato proibito in Cina, fasciavano i piedi alle donne, che era una crudeltà perché quando crescevano dei dolori atroci, perché loro volevano donne adulte con i piedi da bambina. Quindi tutto questo, che significa questa riflessione? Ci aiuta a capire come la cultura, la forma mentis di una società è racchiusa nelle favole, nelle parole, e come nella sessualità maschile la simbologia della bambina è sempre stata presente nelle parole e nelle favole. Ma siccome il tempo vola, andiamo più in dettaglio. Il DSM-5 classifica la pedofilia tra le parafilie. Che cos'è il DSM-5? È un manuale diagnostico e statistico che viene fatto da una società americana ed approvato dall'OMS, dall'Organizzazione di Sanità. E il DSM, dicevo, classifica la pedofilia nelle parafilie. Che cosa sono le parafilie e come definisce l'OMS, il DSM, la pedofilia? Andiamo per ordine. Intanto considera, ha introdotto una serie di cambiamenti molto interessanti sulle diagnosi delle malattie mentali, tra cui queste della parafilia. Una volta la parafilia, sempre dall'OMS, era chiamata la perversione sessuale. Parafilia alla lettera ci dice il DSM che significa un desiderio, un comportamento sessuale atipico, parole testuali. Anzi, aggiunge poi più avanti, il DSM è una attrazione sessuale, una sessualità inusuale. Quindi che cosa si intende per parafilia? Il sadismo, il voyeurismo, il frotteurismo, la potemnofilia, ce ne sono tante. Però attenzione, si badi, qui va fatta una precisazione. Ci sono delle parafilie che assumono invece
delle forme di comportamento aberrante, in forme estreme. Per esempio il fustigare, il mordere, il tagliare, il incrudelire su una persona. Qui parliamo proprio di condotte aberranti. C'è anche l'ICD-10, che come è noto è sempre un manuale molto interessante, che definisce invece la parafilia disturbo della preferenza sessuale. Quindi, come vedete, ci sono stati dei cambiamenti rispetto al concetto di perversione che suscitava anche qui interessi morbosi e curiosità. Vado rapidamente perché il tempo a mia disposizione è sempre poco. Quindi, l'OMS, il DSM, scusate, ci invita ad essere molto attenti e ci dice: si può fare una diagnosi di disturbo pedofilico qualora si ravvisa in un soggetto una tendenza persistente e atipica, come abbiamo detto, verso un bambino prepubere. Ma attenzione, si può fare questa diagnosi quando c'è l'hatching out, ovvero quando c'è il passaggio all'atto. Non si può fare, dice il DSM, una diagnosi di disturbo pedofilo se il soggetto vive una vita normale, pur avendo questi impulsi, questi sentimenti, queste inclinazioni, ma egli vive una vita normale di relazione, di lavoro e vita familiare che non crea disagio, non si può fare una diagnosi di disturbo pedofilico, perché non c'è il passaggio all'atto. Vedete, è un po' come dire: le fantasie, i sogni non sono peccato, se lo concretizzi lo è. Come definisce la pedofilia il DSM, quindi? È un impulso e un comportamento sessuale rivolto a bambini e bambine prepuberi che abbiano almeno, il soggetto che lo prova deve almeno avere 16 anni e almeno 5 anni di differenza col bambino o con la bambina. Bene, detto questo, vediamo gli studi più importanti che sono stati compiuti intorno al problema della pedofilia. Alcuni autori americani dicevano che comunque la pedofilia deve essere inquadrata nello studio del maltrattamento infantile. Gli studi più importanti, a partire da Kemp e collaboratori, che è uno studioso psichiatra americano che ha condotto moltissime ricerche empiriche proprio su questo fenomeno, ritiene che sul piano criminologico la pedofilia debba essere inquadrata sempre comunque nella problematica del maltrattamento infantile. Non ci introdurremo su questa questione perché ci vorrebbe una lezione a parte, una lezione a sé, però ci dice qualcosa di molto interessante, come per esempio che il maltrattamento infantile è sempre omissivo e commissivo. Omissivo quando si trascura il bambino o la bambina, quando non si presta attenzione a loro e la si espone o lo si espongono a incontri, a situazioni pericolose. Commissivo è quando invece il soggetto agisce, è lui che porta il bambino in determinati ambienti ed è lui che commette quindi l'azione maltrattante. Questi studi ci invitano anche ad una riflessione importante: quali sono i risvolti psicosociologico e morali di un bambino, di una bambina che è stata vittima di abuso sessuale. Anche qui ci vorrebbe una lezione a parte. Comunque il bambino che è stato abusato, il bambino che è stato maltrattato, ha sempre dei risvolti psicosociali e sostanziali, perché non c'è mai un danno psichico senza un danno anche fisico e senza un danno anche morale o sociale, che dir si voglia. Vediamo brevemente la peculiarità del fenomeno pedofilico. Intanto è quasi esclusivamente un fenomeno che avviene nelle mura domestiche, cioè intrafamiliare. È un fenomeno che riguarda in particolare quei bambini che da piccoli hanno subito l'abuso. Si chiama il ciclo dell'abuso. Cioè, molti studiosi hanno messo in evidenza che i bambini che hanno avuto questa attenzione da parte di adulti o di genitori o di parenti tendono, nella prevalenza dei casi, a riproporlo anche loro ai loro figli, ai nipoti o ai bambini con i quali vengono a contatto.
Gli studiosi ci dicono anche che c'è una prevalenza di famiglie indigenti che sono coinvolte in questo problema. Ma anche qui dobbiamo stare attenti perché le famiglie high society dell'alta società con ogni probabilità sono più abili a nascondersi, a non farsi cogliere, a non farsi scoprire dalla collettività e dagli investigatori. La famiglia abusante, dicono gli studiosi, è quasi esclusivamente collusiva, cioè tutti i componenti della famiglia sanno. Tutti tacciono e se vengono scoperti e quindi ci sono delle indagini su di loro, tutti i componenti negano di aver mai assistito o subito comportamenti del genere. Questo rende tutto il problema più difficile da parte di psicologi, criminologi e di investigatori del problema. L'ultimo dato che ci forniscono sempre in sintesi, per carità, gli studiosi è che la prevalenza femminile è molto scarsa, cioè l'abusante è quasi sempre maschio con inclinazioni latenti o esplicite omosessuali. Vediamo sempre qui brevemente le forme dell'abuso pedofilico. Vado rapidamente perché, ripeto, il mio tempo sta quasi per scadere. Ah, intanto, come abbiamo detto, è un fenomeno intrafamiliare. Ad opera di chi? Di genitori, affidatari, patrigni, zii, frequentatori della casa, compagni delle mogli, delle mamme che si sono separate. Raramente extrafamiliare, cioè che è un personaggio che ha agganciato il bambino in un parco pubblico. Questa è una cosa molto rara. È un fenomeno anche istituzionale, vale a dire ad opera di persone ai quali il bambino è stato affidato. Il bidello, abbiamo avuto dei casi in Italia, religiosi, insegnanti, persone, no, istruttori delle palestre, persone ai quali il bambino o la bambina viene affidata e quindi ha modo di frequentarlo e di starle vicino e quindi di avere la possibilità di abusarne. Il fenomeno da strada, ad opera di sconosciuti, anche qui è molto molto raro. Poi c'è il fenomeno il meretricio, il fenomeno a fini di lucro, dove gli stessi genitori o gli stessi parenti portano i bambini in luoghi, in famiglie o in contesti dove si abusa di loro e in alcuni casi vengono anche filmati perché pare che ci sia un mercato anche molto ampio e molto redditizio. Da ultimo, i gruppi organizzati. Cioè i gruppi che proprio si organizzano come sette sataniche, come sette che si ammantano di religiosità, di ideologie metafisiche, eccetera, ma lo scopo è semplicemente quello di abusare, di utilizzare i bambini. La mia ora, il mio tempo a disposizione è finito qui. Spero di poter fare una seconda puntata e ci rivedremo quindi per vedere meglio i tipi di abuso e soprattutto il profilo dell'abusante, del pedofilo. Chi è il pedofilo? Che caratteristiche ha? Qual è la sua personalità? Che cosa si sente? Non basta dire è uno psicopatico, questo è evidente sotto gli occhi di tutti, però ci sono anche degli studi molto interessanti, tipo di Camerini, per esempio, che hanno fatto del profilo psicosociologico del pedofilo. Lo vedremo se avremo modo in una seconda puntata. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti una buona domenica.